Che cos'è la danza per Cledi? Che domanda, questa è una domanda che io ho fatto a tutti i miei intervistatori, da Carla Fracci a Federico Levieri, Misha Vanek, Pompea Santoro, a tutti. Semplicemente non riuscendo a esprimersi con le parole, e il corpo che racconta e spiega come meglio può una storia, un episodio, un aneddoto. Sintetizza così Cledi Cagliu l'antica arte della danza che Abruzzo Stage ha portato per la prima volta a Canosa Sannita, sulle colline della provincia di Chieti, con grandi stelle e giovani talentuosi di belle speranze, pronti a tuffarsi insieme in una 3 giorni di stage, spettacoli e gara. Lo scopo di questa manifestazione è spingere i ragazzi allo studio della danza. Come mai la scelta di Canosa Sannita? Perché no, dovrei dire. Canosa in realtà è la città, il paese d'origine della mia famiglia, e io ho voluto premiarla e soprattutto ho unito due amori, la danza e il mio paese. Per noi è un motivo di orgoglio, quanto un paesino di circa 1500 abitanti in questa occasione riesce a movimentare tutto questo pubblico, come potete vedere, così numeroso. La danza è un'arte nobile, difficile, che richiede tanta dedizione e tanta passione. Una maestra di vita per quanti vi si accostano, magari con la speranza di diventare famosi. E questa è una disciplina che dovrebbe insegnare soprattutto rispetto, educazione, regole, che saranno questi poi i valori che loro porteranno nella vita, al di là che diventano ballerini professionisti o no. Come si è trovato nel nostro Abruzzo, in un piccolo paese? Benissimo, benissimo. Peccato che questo è un lavoro che ci porta a stare alla fine pochissime ore, però bene, la gente è ancora tranquilla, con quella calma giusta, lontano dallo stress quotidiano della grande città. Mi sarebbe piaciuto stare un po' di giorni. Prometto la prossima volta di rimanere un po' di più.